Oh, oggi io sono Roberto De Angelis perché qui c'ho Manuela Fastini dalla regia. Dice ogni tanto ricordalo chi sei. Beh, ma non è, io non lo faccio apposta, ma a volte voglio essere solo una voce che entra, fa compagnia, fa discutere. So che mi mandate a quel paese, so che convergete con me con tante altre idee e va bene così. Oh, ha ragione Lucia che mi ha scritto poco fa: tu quando hai il ruolo del presentatore diventi impassibile super partes, però io ti ho sentito nei tuoi editoriali sei accesissimo e vai tante volte a censurare i comportamenti di alcuni tuoi collaboratori quando tu forse sei anche peggio. E vabbè, chiedo scusa, non so che dire. Dicevo, io sono contentissimo oggi perché ho di nuovo con me l'amica di tante battaglie radiofoniche, di tante battaglie per la Roma, che non sono le battaglie fondamentali della vita, però fanno parte del nostro corollario, no? Fanno parte del nostro circondario, la Roma. La Roma è una fede, signora Luciana, e oggi c'è Monchi, domani ci sarà, che ne so, Siviglia, domani ci sarà Fausto Andrea, non lo so chi, però la Roma è una fede. Il direttore sportivo cambia, l'allenatore cambia, il presidente si terrà solo lo stadio, non lo so. La Roma deve andare avanti comunque. Questo è il nostro discorso fondamentale. Dicevo, io sono contento perché ho un'amica che è intervenuta spesso e volentieri. Allora io ringrazio questa signora perché abbiamo vissuto varie vicissitudini radiofoniche. È una grande amica. Soprattutto dice quello che pensa liberamente. Io devo solo armarmi di secchi d'acqua perché qualche volta devo smussare gli spigoli. Ma quando io ho di fronte al microfono una persona sincera, schietta, genuina e non ipocrita, ha tutta la mia approvazione. Perché trovare persone così schiette e sincere oggi comincia a essere un po' complicato. Quelle di circostanza ne trovi quante ne vuoi. Dice: ma sei di circostanza anche te? Ma quando svolgo il ruolo di presentatore mi devo mettere il doppio petto, la cravatta, e come mi disse lei una sera, togli di sta giacca, sta cravatta e diventa un tifoso e vediamo come la pensi. Gloria Vaida, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Roberto, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, innanzitutto grazie del tuo contributo amichevole e affettuoso per questa è la Roma è questa, che siamo partiti da settembre, abbiamo vissuto momenti belli con la Roma, momenti un po' meno belli calcisticamente parlando, però ci siamo sempre stati e tu hai avuto sempre ottimi gradimenti di ascolto, soprattutto che facevano molto molto furore. Praticamente se vai su Rai 2 e presenti del furore, guarda, forse la trasmissione quadruplica gli ascolti. Gloria. Grazie, grazie. No, sì, forse per come hai detto tu, non sono una persona ipocrita, io purtroppo ho questo bruttissimo vizio che non riesco a essere, cioè dovrei essere un po' più diplomatica, però non ci riesco, più forte di me. Io quando vedo le cose che non vanno bene, non vanno per il verso giusto, in qualsiasi ambiente, in qualsiasi ambito, può essere calcistico, però perché sono tifosa della Roma, quindi mi arrabbio, mi infervoro un po' come tutti, ma anche più nel sociale, nella politica. Io proprio divento una iena, cioè non ce la faccio, non riesco a mascherare o far finta di. Purtroppo ho questo bruttissimo vizio che dico le cose che penso e penso le cose che dico, e Ma quindi non è sì, magari. un'ottima, Gloria, non è un'ottima virtù per caso? Sì, però non è, no, allora, è vero, sì, lo è, per la gente intelligente lo è, perché molti ti dicono, ah no, tu le cose di quello che pensi lo devi dire, poi quando lo dici cominciano a farti subito, però su, dai, non devi dire così, allora o vuoi che te lo dico o devo stare zitta, perché io mentire non lo so fare, cioè non posso dire che va tutto bene quando sta andando tutto a Certo, facello, ecco. poi Al limite taccio, capito? Ecco. sì, tant'è vero che non mi fa, qualche volta mi hai detto non mi far parlare perché se esplodo Sì, finisco. forse no, per quel, ecco, perché siccome mi conosco Sì. e ti voglio bene, non ti voglio rovinare, nel senso artistico del termine, non mi fare alcune domande, perché se poi tu me le fai, io poi però dico quello che penso seriamente, cioè non sto lì a pensare, oh mio Dio, dall'altra parte c'è Roberto, non voglio metterlo nei guai. E se tu mi dici, parlami della situazione politica
Oggi no, che oggi si no. sta vivendo a Roma, oggi no, che perché... si sta vivendo a Roma, io ti posso assicurare che se parti. Parto e dico quello che penso realmente, io beccherò almeno una o due denunce. Oh, però se... quello è. Senti, io ti vorrei strapparti una promessa, no? Perché dimmi. Se parleremo in futuro della situazione politica di Roma, mi serve. Sì, ma anche nazionale, sì, ce l'avrei da aspetta. Dire. Però, anche se è un dissenso totale, l'importante è che non ci siano offese dirette a certi loschi figuri, ok? Ma non c'è neanche bisogno, no? No, basta che fai com'è? Nome e cognome, già è un'offesa solo il nome e cognome della persona, capito? Capisci? Sì, però magari esprimendo il dissenso con un po' più di distacco non riusciamo ad andare a colpire nessuno. Ma lo sai cos'è? Che se tu fai un dissenso con distacco emotivo, sì, diventi uno dei tanti, cioè diventi il politico di turno che va. Beh, nel... questo assolutamente, no, questo lungi da me, difatti, è vero. No, vai nel quello che va nei salotti e fa, disquisisce su quello che succede in Italia, se lo fai in maniera moderata e tranquilla, ma se lo fai con fervore, con urlando tra virgolette, ovviamente forte di quello, o con una critica pesante, ecco, lo dici che c'hai passione, certo, che quello che sta succedendo non ti sta bene, perché se no ti dico, senti, a Roma va tutto bene, tutto a tarallucci e vino, le buche, cioè non c'è sta una buca a Roma, tutto preciso, i la pondezza non pubblici c'è, finalmente rifunzionano a meraviglia. Ci abbiamo la funivia tra Casalotti e Boccea. Ricordiamo, cioè, che i trasporti pubblici hanno il 38% di meno di vetture che girano, tra parentesi. Esatto. Allora, sono tutti buoni con meno vetture. Dai. Ti posso dire, guarda, c'è la Mondezza, io non, ma Roma pulitissima. No, io non me la ricordo, sinceramente, un pezzo non me la ricordo così. Così per terra, non trovi un pezzo di carta per terra. Ecco, allora se vuoi che siamo ti dico così... Siamo diventati una Svizzera, è vero? La Svizzera. Ma siccome purtroppo la realtà questa non è, allora è meglio che mi taccio, parliamo della Roma, ok? Allora, che ancora non mi ha fatto arrabbiare. Meno male, diciamo e che è successo? Ecco perché c'è sto caso. Beh, che ancora deve cominciare tutto, capito? Aspetta, allora, però, per questo primo bilancio della Roma, allora, prima sia Virgilio che Massimo Penso, insomma. La gran parte dei nostri amici ed amiche... Salutami Virginio quando lo senti, che... Come no? Ricambialo per i complimenti che mi ha fatto attraverso te, quindi ricambia. Sì, ricambierò direttamente. Ringrazio. Anche perché poi le cose, le situazioni, tante volte bisogna constatarle di persona. Sì, nel certo, senso certo. Che... Sì, ma non la lasciamo stare argomento. No, nel senso che tante volte per interposta persona... Ah, ma sai, lì lascia perdere perché così, così, certo, così. Certo. Poi, se io arrivo di persona e la constatazione è uguale a quello che mi hanno detto, vabbè, amici come prima, arrivederci e grazie. Se la certo. constatazione che ho è positiva... Per me possono parlare male in 10.000 lingue del mondo, io vado avanti diritto per la mia strada. Ho 210 certo. anni, sono testardo, per la mia testardaggine ogni tanto ci ho rimesso in prima persona purtroppo. Se ero forse più accondiscendente e diplomatico a quest'ora stavo in altre sfere professionali, però vabbè. Sì, però non eri poi a passo con te stesso, no, io preferisco stare. L'unica cosa bene con dove, me stesso. Ecco, dove devo essere super partes è quando svolgo il ruolo del presentatore. Lì certo, purtroppo certo. devo intervenire. Allora, dicevo, è troppo presto per essere disfattisti e pessimisti. I fatti ci dicono che sono andati via Rudiger e Salah, andrà via probabilmente Manolas, è andato via Paredes, è andato via Mario Rui, ma penso che del signor Mario Rui, a parte la simpatia umana... Io manco me ne ricordavo più, no, che ce l'abbiamo in rosa. Si è rotto subito. Quando è ritornato a giocare non aveva più il ritmo partita, è chiaro certo. che aveva tutte le giustificazioni della terra. Non ce l'ha quando magari dice vado al Napoli di Sarri per giocare di più. Ma se qui tu c'hai Palmieri che è rotto fino a febbraio... E tu avresti giocato... No, novembre. Novembre, dicembre, insomma, però qualche partita Mario Rui l'avrebbe fatta. Se fatto. La poteva fare, sì. Calcisticamente sono contento che sia andato al Napoli, perché così la Roma acquisterà un terzino sinistro, spero, di valore, e coprirà anche quella fascia. A destra siamo coperti dall'olandese, che una volta finiti i postumi dell'operazione sì. tornerà a essere lui. E esatto. dobbiamo trovare il centrale in difesa, perché a posto di Rudiger deve arrivare qualcun altro. Per forza. Guarda, io...
del calciomercato ancora all'inizio, voglio dire, no? Perché fino al 31 agosto. Non ne parlo perché non c'è poco da dire, nel senso che a me è molto dispiaciuto che sia andato via, ma non Salà. Sì. A me Salà come calciatore mi è sempre piaciuto. Ha sempre giocato, a parte il talento del giocatore, ma ha sempre giocato per la squadra e per i suoi colleghi, e quindi è uno che insomma ci metteva il cuore. Ti faccio una domanda al volo, perché è connessa con questo tuo discorso di nostalgia. Cioè, dopo tutta la battaglia quasi legale che abbiamo fatto con la Fiorentina per prenderci Salà, perché avevamo tutte le carte in regola, lo so. Poi lo cediamo così. È vero, allora, che guarda, 5 milioni fanno girare sì. La testa, però. Allora, c'è da dire che la Roma doveva saldare il bilancio di 40 milioni di euro, no? Entro il 30 di giugno. Dal momento in cui si è verificato questa offerta per Salà, è chiaro che lì Braccino Corto Pallotta ha preferito piuttosto che tirarli fuori lui, perché insomma se c'è una squadra di calcio, insomma, 40 milioni di euro ce li hai, non credo che tu non ce li abbia, no? Sarebbe assurdo, ecco. No? Esatto, quindi io forse, guarda, te la rigiro in un altro modo. Se io fossi stata il presidente della Roma, io quest'anno, dopo la grandissima perdita di Francesco Totti, non ce lo dimentichiamo, io quest'anno non avrei venduto nemmeno uno scarpino. Uno scarpino. Sì. Allora c'è da risanare il bilancio. 40 milioni di euro. Perfetto, ci rimetto io, presidente. 40 milioni di euro per il fair play finanziario. Stop. E avrei preso quei uno, due giocatori di innesto, un vice Zego, perché sennò quello ritorna poi a essere una pippa al sugo alla fine del campionato. Una pippa al sugo a fine campionato, perché non può giocare su tre competizioni, certo. Sempre solo lui, quindi qualcuno che lo sostituiva ci deve essere. Io mi sarei tenuta pure Coso, cioè Chesney, però devo dire la verità, a me Ellison piace molto anche come portiere, quindi non è che dici, sai, siamo caduti dalla padella alla brace, no, insomma Ellison, non ci dimentichiamo che Ellison è anche il portiere della nazionale brasiliana, non è proprio l'ultimo arrivato, okay. Però io fossi stata io il presidente della Roma, non avrei venduto nessuno, cioè avrei detto da qua non si sposta nessuno. E a quelli che stavano in scadenza o in procinto di scadere il contratto, gli avrei detto, vorrei me rimani alle stesse condizioni dell'anno scorso, perché non abbiamo fatto niente, quindi non temere di un cavolo. E chi invece ha dato uno sprint, un aiuto, una determinazione fortissima per quanto riguarda il calcio e il gioco espresso nello scorso campionato, gli avrei adeguato il contratto, tipo Nengolan, che ancora glielo devono adeguare, capito? Cioè, a me non me va che poi dopo, che ne so, arriva l'offerta del Chelsea, 75-80 milioni di euro. Aspetta, perché Purciaro di Pallotta lo vende. Gloria, allora lì c'è stata una commossa popolare. Allora, perché si parlava del Chelsea, ha detto in tutte le lingue del mondo, aspetta, che non se ne vuole andare. Si parlava del Chelsea, ma adesso è sceso in campo Joseph Mourinho con i soldi di Abramovic, che tenta di far girare la testa al signor Pallotta. Ecco, non è un segreto che Mourinho voglia Nainggolan, l'ha sempre detto, per cui. Però scusatemi, scusatemi, ma chi cazzarola ci mettiamo al centrocampo? Ma non è detto che parta, però, attenzione. Aspetta, attenzione tu, perché questa presidenza è sempre stata quella che diceva, io non potrò scordare le parole che ha detto Pallotta quando è venuto
a Roma per l'ultima partita di Francesco Totti, che è stato una settimana più o meno, ha detto: quest'anno non vendiamo nessuno. Bugiardo, sei falso, sei bugiardo, sei più falso te che una banconota da 3 euro. Non le fa ste cose, state zitta, almeno taci. Cioè, almeno non dire nulla, poi se devi cedere, cedi, però non hai promesso invano, questo stai dicendo. Esatto, a me le promesse, quando poi non vengono mantenute, io non le sopporto, non le tollero. Io sono come i bambini, questi bambini quando gli prometti una cosa che poi non la mantieni, che fanno i capricci, io sono uguale. Quando non ci riesco, a me se mi prometti una cosa la devi mantenere, punto. Ma non te lo sto dicendo per la Roma, io parlo proprio in generale, sono Sì, proprio come sì, una sì, 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 bambina. sì, sì. In special modo stiamo parlando della Roma. Questo dico, almeno taci, almeno stai zitto, non fa ste figure di merda che Aia. fai ogni stagione, fa una figura di merda, ogni stagione. Però sono forse solo dichiarazioni di circostanza, ma lì ti do Ma non completamente. le devi fare! Allora, se sei il presidente di una società, Sì. ok, che è quotata in borsa, non puoi di cazzate, non le puoi sparare. Allora, se tu dici da qui, da Trigoria, non si muove nessuno, lo Ma fai, quanto tempo no fa l'ha che lo. detto però? Aspetta, Gloria. Oh, l'ha detto a maggio, alla fine di Bravo. E maggio. adesso in che mese siamo? All'inizio di luglio. E allora può darsi pure che le situazioni siano cambiate, però. Ma quali? Che dovevi soltanto entro il 30 di giugno mettere sti 40 milioni di Che euro. hai preso con la Basta. cessione di Salah? Ma li avevi presi anche prima, perché siamo andati anche con l'accesso diretto alla Champions, sono Quindi soldi che sono entrati, sarebbe stato sufficiente quello. ma certo che sì, e non Però, smontavi la squadra, non me la Gloria, smonti. ti voglio fare un flash perché poi oggi il tempo purtroppo è tiranno e sintetico, dobbiamo essere molto più stretti con i minuti a disposizione. Non ti è rimasto per caso qualcosa di strano anche nella non opposizione di Salah? Cioè pure Salah non ha detto nulla, ha detto sì, ringrazio i romanisti, Roma, però ha preso, ha salutato e Sì, se n'è andato, insomma. ma lì è stato un po' che poi mi viene da ridere, no? Diciamo che è la famiglia che ha prestato molto, perché c'è stato quell'episodio di quei deficienti relazionali che hanno fatto con lo Cioè, dei. di alcuni che si sono comportati molto male nei confronti del giocatore giallorosso, giusto? Esatto, che hanno messo quei pupazzi attaccati, impiccati, bla bla, da quello che io ho saputo, insomma, la famiglia si è molto spaventata di questa situazione e quindi hanno forzato un po' la mano a Momo. Però mi viene da ride, perché dico, c'hai paura qui a Roma, te ne vai in Inghilterra che c'è stato un attentato ogni 2 per 3, cioè, Ci deve insomma, essere non sta. forse qualcos'altro che non sappiamo noi, E può probabilmente. essere, però comunque diciamo che, allora, per quanto riguarda il calciomercato non ne voglio parlare più di tanto, perché ancora è tutto in Per ballo, carità. quindi Ascolta, aspetto che arrivi, insomma, In calciatori. conclusione dell'appuntamento di oggi, che chiudo pure il ciclo di trasmissioni 2016-2017, Eusebio Di Francesco è l'uomo giusto al momento giusto, è un ripiego, è un rattoppo, è colui che ci voleva e Spalletti era proprio arrivato ormai al capolinea. Allora, non lo so per quanto riguarda Di Francesco, perché purtroppo io ho questo vizio bruttissimo, nel senso che quando io cioè non conosco bene le altre squadre, perché io le vedo giocare solo quando giocano la Roma, quindi Sì, non posso sì, dare sì, un sì, giudizio. sì, sì. Però voglio dire, Di Francesco ha giocato a Roma, conosce molto bene l'ambiente. È stato un calciatore della Roma, ha vinto lo scudetto con la Roma, quindi boh, gli voglio dare anche il beneficio del dubbio. Per quanto riguarda Spalletti, è ritornato a Roma, lasciamolo dire, che se n'è andato, che io Piano, sono piano. no, stai, no, tranquillo, non devo dire niente di strano. Poi io sono una spallettiana, cioè, perché a Beh, me ci è sempre Spalletti mi è piaciuto il sempre, gioco di Luciano Spalletti ma a noi due, moltissimo, eh? moltissimo. E quando è ritornato io ero super felice.
Però devo dire la verità, quest'anno quando lui è ritornato a Roma, è ritornato per levarsi i sassolini nelle scarpe. non va bene. Lui non ha fatto l'allenatore della Roma, lui ha fatto quello che si doveva togliere delle soddisfazioni. E se lei, guarda, basta risentire le conferenze stampa che ha fatto lui. Ogni Le volta che abbiamo, stava in guarda, conferenza. in un collage le abbiamo riformulate ai nostri ascoltatori tutte e sinceramente, Ce n'aveva sempre no, una no, io ti per posso dire, qualcuno. ti posso dire, per esempio, il direttore Stefano Dini è lazialissimo, non è romanista, però in questo caso, al di fuori del tifo, ha detto, beh, si capisce che probabilmente, forse come ha detto Gloria Vaida, cioè doveva togliersi dei sassi dalle scarpe. Allora, No, non ma si... quello ce l'aveva proprio i San Pietrini, Oh, no? I però non si Sassolini, capisci? torna ad allenare una squadra per delle giuste o ingiuste E rivendicazioni o torti poi subiti. purtroppo ha gestito malissimo, malissimo, sia lui che la società, perché la colpa la do al 50%, Sì? e la fine della carriera di Francesco Totti, la sarà gestita in una maniera schifosa. E Negativa al massimo, negativa al massimo, è per un vero. campione come Francesco Totti questo non se lo meritava. Però diciamo che non do la colpa solo a Spalletti, la do anche alla società, però è stata veramente fatta una merdata, una merdata. Per un uomo che ha dato 25 anni della sua vita a questa squadra, a questa maglia, e l'ha dimostrato il 28 maggio, lo Stadio Olimpico, ha Era pieno, dimostrato era pieno. a tutto il mondo che cosa significa avere un calciatore come Francesco Totti. Io guarda, io non c'ero allo stadio perché secondo me sarebbe preso un colpo, però c'era un mio amico e mi ha detto: "Però io ho visto Ergastolani piangere", sai che vuol dire? Sì, sì, Cioè, sì, quelli sì. che stanno proprio, cioè, dei banditi, dei criminali accanto a me, piangere come dei ragazzini, ecco, quindi voglio dire. L'unico limite forse di Francesco è che non capiva di avere 40 anni. Questo fa parte però dell'essere umano, cioè non vorrei sentirmi mai arrivato e quel momento spero che arrivi il più lontano possibile. Questo è Io voglio umano. vedere, certo, ovvio, io voglio vedere Francesco Totti allenare a Roma. Adesso lo vedremo probabilmente come dirigente a fianco a Di Francesco, quindi vedremo un po' nel suo nuovo ruolo che Quello non c'è cosa... nemmeno bisogno di andare a Coverciano a fare il corso, non c'è bisogno Francesco Totti di fare il corso per diventare allenatore, lui è allenatore nella testa, lo dico io. Ma io ritengo che con Di Francesco insieme forse faranno bei passi avanti. Beh, sicuramente sì, Oh, e poi, perché come dici giustamente te, adesso è presto per giudicare il calciomercato, ma poi dovremmo vedere le partite reali, perché io potrei acquistare tranquillamente, faccio un'ipotesi assurda, Cristiano Ronaldo, Messi, a destra, manca tutti quanti, poi magari insieme non riescono a giocare bene e prendo sveglie da certo. tutte le parti, magari riesco a prendere due o tre campioni, molti portatori d'acqua, la squadra è amalgamata e può lottare magari, Esatto. perché no, per le prime posizioni o anche in Coppa dei Campioni. Io ritengo che se Coppia dei campioni lascio aperto, non ci penso No, proprio. però La Coppa Italia, ma che se il buongiorno si vede dal mattino, forse siamo sulla buona strada. Se poi ci è? perdiamo per strada, io non Guarda, lo so. buona speranza me lo dà il fatto che da questo campionato entrerà in vigore la Mogliola in campo, quindi la Juventus ruberà molto meno, anzi ruberà pochissimo perché Cambieranno essendo. pure la moviola, dirà. Boccaccia mia, statti zitta perché mi stava per uscire un Vabbè, qualcosa che è magari poco c'è un professionale. cambio, da quello che ho capito, a parte le telecamere nel campo, diciamo, c'è una regia, un camion vicino allo stadio dove c'è stata tutta l'azione. Nel momento in cui vedono tutte le azioni, dal momento in cui c'è un'azione dubbia, che può essere un fuorigioco, un rigore, l'arbitro con i microfonini, lei chiama, chiede, mi guardate, bla bla bla, e questi in 3 secondi vedono se è a rigore o no. Certo, lì devi avere qualcuno, lì ci deve stare qualcuno della società ospite e della società Certo, in sì. casa, perché se no lì ci vado io do tutti i rigori a Roma e là, no, che significa? No, lì ci deve stare una persona super partis che
insomma, dica la verità, anche perché poi lo faranno rivedere sul monitor, cioè sul monitor, sul maxi schermo dello stadio, quindi lì lo vedono tutti. Certo. E lì, Gloria, quindi, dimmi. Ascolta, sì. Siccome siamo in conclusione, in adesso chiusura. Domanda e risposta senza commento. Le conferme del prossimo campionato saranno, secondo te, chiaramente, secondo il tuo giudizio, Juventus, Roma e Napoli? Sì o no? Sì. Tutte sì. e tre. L'Inter sì. potrà essere la sorpresa con Spalletti? Guarda, forse i primi tempi, però l'Inter sta ancora nella fase di passaggio societario, come il Milan, quindi non credo. Quindi il che Milan lo mettiamo sulla stessa fase di transizione dell'Inter, cioè potrebbero essere delle squadre che vanno a corrente alternata. Bravissimo, come hanno fatto quest'anno. Oh, insomma, Crotone e Benevento, invece. Boh, non lo so. Mistero. Spero bene. Mistero, cioè è il sud che però comincia a riapparire, se non altro. Sì, no, sì, no, appunto ho detto spero bene per loro, insomma, che facciano, magari che si possano salvare, insomma, ecco, già sarebbe qualcosa, no? Se domandami da Lazio, per piacere. No, aspetta, Chievo, Verona e Udinese, sempre il solito campionato di tranquillità, boh, basta buono. Che mi salvo e sta sì, tutto a buono. Posto. Sì, buono, tranquillo. Oh, senza essere cattivi ed usare parole accese, il campionato della Lazio dipenderà molto dagli acquisti che farà, cara Gloria, o no? Sì, ma anche non me ne può fregare di meno. Eccola là. Beh, come ogni estate, che arriva il caldo torrido, sì. Arrivano anche le notizie che la Lazio sta indagata per qualche cosa, no? Quindi io mi auguro, io auguro per la Lazio con tutto il mio cuore. No, aspetta, non sai nemmeno quello che sto per dire. Apposta. Auguro alla Lazio con tutto il mio cuore, sì. Tutto il mio amore, la mia stima, quest'anno se ne vada in Serie B. Oh, e se non te ne... buonanotte, se non andassi in Serie B, però sarà un campionato di centroclassifica, sì e no. Sarà un campionato di merda come tutti gli ultimi anni. Mi serve la giornalista, non mi serve la tifosa. Ok. Ma guarda che voglio dire, anche la giornalista ti dice la stessa cosa, nel senso che anche quest'anno stanno a meno 17 da noi, quindi però che campionato hanno fatto? Però 70 punti con quel tipo di squadra. Ho capito, ma che campionato è? Cioè, è voglio un campionato dire. Normale, anonimo, mediocre. E hanno ragione quei tifosi della Lazio che condannano questo tipo di condotta. Hanno perfettamente ragione. Ma a me non me ne frega niente. No, nel senso che la loro delusione di una parte del tifo laziale è sacrosanta, perché così non si costruisce una grande squadra. È una squadra che sta in Serie A. Ma perché ce la devono costruire? Dove sta? Perché devono costruire una grande? Ma stanno tanto bene così. Perché come tutte le squadre ci devono provare, chiaramente. Se tu hai Ma al loro timone. Ci provano sempre e non ci riescono mai, quindi cioè, proprio nel DNA c'è sta. Vabbè, quando ci fu Cragnotti, però insomma decollarono. Buona, Cragnotti pure l'hanno carcerato. Sì, pare, però no? Per altre storie, per quanto riguarda la sì, squadra, vabbè, in campo... però comunque vedi, ogni volta che ti avvicini a quel nome o a quella squadra, vai carcerato, indagato, inquisito. Ma mica sempre, Gloria. Ammazza. Vabbè, lasciamo che... perdere. Può darsi che senti, ma perché mi devi fare incavolare? Io non mi posso nemmeno sfogare, come dico io, perché è l'ultima puntata. No, dai, per carità. Bravo. Allora, chiudiamo sulla Fiorentina, dai. Fiorentina che si smantella, vogliono buona. Tutti andare via. La Fiorentina è buona, non mi piace tanto perché non amo la carne al sangue, però... Ma scappano tutti, vogliono tutti andare via. Hai visto pure Borca Valero? Vuole l'Inter a tutti i costi, Kalinic il Milan, Bernardeschi vuole la Juve. Ma che sta a succedere? Che succede secondo me? Probabilmente non accettano più questa proprietà della Fiorentina. Vabbè, ma pure della... come si chiama? Della Valle? Sì. No, non so di niente di male, pure della Valle, insomma, che... se vuoi fare una squadra e vuoi vincere devi comunque comprare dei giocatori e bravi. Devi spendere soprattutto lo diciamo noi sempre al nostro no il discorso vale per Pallotta, vale per Della Valle, vale per appunto, Lodito, vale per tutti, per tutti se tu vuoi certo. Perché poi quando vedi Joseph Mourinho che convince Abramovic a insistere per Nainggolan pur arrivando a 70 milioni lì vedi la differenza, differenza di gente che è interessata a fare una squadra competitiva. Qui andiamo avanti sui ritocchi, sui plus valenze. Però
Roberto, non ti dimenticare che quest'anno, cioè il prossimo campionato, noi avremo un giocatore in più, perché ritorna Florenzi. Era ora. È importante, per noi era importante. Se fosse stato Florenzi questo campionato passato, certo, non lo so, perché abbiamo finito il campionato che avevamo 4 punti di distacco dalla Juventus, non è che ce ne avevamo 27. È vero. Per cui se ci fosse stato Florenzi, forse stavamo a parlare di un altro campionato, di chissà, un'altra difatti. Situazione. Adesso l'importante è andare avanti e non fermarsi mai. Gloria, noi torneremo prossimamente a parlare della nostra amata Roma e poi lo sai la cosa, io e te dobbiamo fare un programma, sì, anche bisettimanale, sì, sociale, di politica. Io e te dobbiamo fare un programma di politica. Mi consenta, signora Vaida, come sta? No, sì, sì, ho capito. Però l'interessante è che poi non ci censurino i contenuti. Vabbè, noi leggiamo gli articoli, certo, e valutiamo e diciamo. Non andiamo, diciamo, sulle contestazioni pesanti, molto pesanti, ma facciamo vedere. Diciamo la realtà delle cose. La realtà come che adesso che abbiamo un governo abusivo. Certo, cioè, ce ne sono tanti da abusivi. Certo, no? sì, ce l'abbiamo abusivo al massimo. Abbiamo 4 anni per più. Ma non ti vogliono far votare, hanno paura, scusa, Certo che ci hanno pure visto l'ultima amministrazione. L'ultima... Hanno perso tutti. Hanno perso tutti tutto, hanno perso. Tutto hanno perso. Tutti. Tutto. Ma no, non solo il PD, pure il Movimento 5 Stelle, tutti hanno perso. Vabbè, ma il Movimento 5 Stelle è una parabola che è stata in fase ascensionale e adesso sta in discesa. Ma è una meteora che si è lanciata un attimo nel firmamento, poi come si è accesa così si spegnerà, perché non hanno qualcosa per il momento di omogeneo che li porti avanti, perché il fatto l'onda della protesta porta beneficio a tutti, coloro che la cavalcano vanno sempre. Ma certo, bene. Ma pure io comincio a urlare e strillare come una matta. Poi dopo, però, una volta che vai governo ladro, però una volta devi avere anche la capacità. Una volta che vai lassù, poi ti devi rimboccare le maniche e vedere cosa che devi fare. No? Certo, l'effetto Raggi ha fatto proprio un favore al Movimento 5 Stelle, proprio. Una grande, proprio brava. Dovremmo vedere a settembre. Penso che ci siano degli sviluppi, non so se clamorosi, ma attendiamo il mese di settembre, perché da lì si vedrà. Rinvia giudizio della signora. Non si sa ancora, perché se non viene emesso noi non possiamo parlare. La sensazione è quella, e ci sarebbero gli estremi per commissariare il comune di Roma. Poi staremo a vedere se questo sarà realtà oppure solo chiacchiera di giornali. Ancora non lo sappiamo. Lei lo farà tutta a sua insaputa. Lei sa mai il cazzo. Ferma lì, Gloria. Ferma. Ha fatto licenziare 2600 Gloria, dipendenti da multiservizi, allora, non sapeva niente. Gloria, se da Roma ci sfumano l'intervento e viene Monco, non è colpa nostra. Poi, comunque, io e te dobbiamo fare un programma. Va bene. Prossimo, appena inizia settembre, ci dobbiamo mettere d'accordo. Devo parlare pure col direttore Dini. Ne parliamo e facciamo anche due volte alla settimana, la qualcosa sera, ci però inventeremo, sì. L'importante sono gli aggettivi qualificativi, Gloria, mi raccomando. Esatto. Perché lo dici a te, vero, per te. Sì, lo dico per me che esco sempre fuori dai confini. Io sono molto preciso, no, sono molto precisa. Vabbè, sì, è giusto. Gloria, io ti mando un abbraccio, buona estate e ci risentiamo. Grazie. Tutti. Bacione a tutti quanti, sempre Forza Roma, ci quello fuori discussione. Il 24 agosto ricomincia il campionato. Sì, noi ricominceremo un po' più là, ma ricominceremo, va bene. Un bacione a tutti e vacanze, buone vacanze, buone ferie. Grazie, buon mare, Gloria. Buona montagna e Forza Roma. E sempre Forza Roma. Ciao Gloria, grazie. Ciao. Allora, ringraziamento a Gloria Vaida, sempre più pimpante e effervescente che mai. Noi andiamo avanti, vediamo se tra un po' ci sarà il prossimo ospite insieme a noi. Grazie.